gente, le razze, il danaro, la terra, l'odio, l'invidia, la forza, la guerra. L'anno degli studenti, Rossana Rossanda. A pochi mesi dall'esplosione del movimento del 1968 negli Atenei italiani, Rossana Rossanda tenta in questo libro, originariamente pubblicato nel giugno del 68 dalla casa editrice De Donato, una prima ricognizione di quella nuova figura sociale, lo studente, che irrompe tumultuosamente sulla scena politica, mutandone i connotati e mettendo in luce ritardi e crisi di egemonia del movimento operaio. All'avvincente ricostruzione giornalistica si affianca l'individuazione delle nuove domande e dei nuovi problemi posti dall'anno degli studenti. Manifesto Libri ha deciso di riproporlo per i tantissimi che all'epoca non erano nati e del 68 sanno poco o niente, per quelli che invece c'erano, ma non ricordano più bene. Dalla prefazione di Luciana Castellina. Io stasera vi ho parlato della disoccupazione, del fatto che ci costringono a partire dai nostri paesi. Di come i nostri contadini lavorano come bestie nelle terre altrui, però io mo ci tengo a dire una cosa che mi sta particolarmente a cuore. Forse perché sono una donna, mi rivolgo alle donne, e in particolar modo alle ragazze. Ci tengo a dirvi, ricordatevi, che la nostra opinione politica non deve essere quella dei nostri mariti, dei nostri padri, dei nostri fidanzati. Dobbiamo pensare con la nostra testa, sempre. Addio Rossana Rossanda, ragazza del secolo scorso fondatrice del Manifesto. Aveva 96 anni. Momenti di pace, non sempre sfruttati, han reso nei buoni, nei cuori ghiacciati. Si vive e si muore, nel fango e l'orrore. Si cercano invano momenti d'amore.